serata, buon giovedì, ben ritrovati con Verò, l'appuntamento consueto con le due ruote che sono state protagoniste di questa settimana un po' amara in avvio di Tokyo 2020. È arrivata una sola medaglia, aspettando la pista, quella di Elisa Longoborghini, e speriamo, ovviamente nella prova su strada, speriamo che la pista ci possa dare delle soddisfazioni migliori rispetto a quanto non sia stato fino a questo momento. La vittoria nella prova su strada tra gli uomini è andata a Richard Carapaz. Ieri mattina la prova a cronometro, c'erano speranze per Ganna, anche se il percorso non era proprio adatto alle sue caratteristiche. Successo, strasuccesso, passatemi il termine, per Primoz Roglic, che dunque riscatta un Tour de France sfortunato con una prova sensazionale a cronometro, secondo Tom Dumoulin. Ma ovviamente tanti sono gli argomenti, soprattutto in prospettiva azzurra, la posizione di Davide Cassani in ottica mondiale in Belgio a fine settembre. Di tanto parleremo di donne, parleremo di mountain bike, staremo insieme come di consueto fino alle 22:45, lo faremo con voi qualora lo vogliate. Questa sera aspettiamo ovviamente i vostri commenti, soprattutto in ottica azzurra, al 392-623-7060, ma se volete WhatsApp o SMS, se volete anche attraverso la nostra diretta Facebook. Eccole qua, le nostre dirette Facebook, in realtà sono due, ma è una replicata per due, quindi io dico che sono due, ma in realtà è una sola replicata per due, sulle nostre pagine, quella di TV6 e quella di Velo, che potete seguire se siete fuori casa, avete uno smartphone o un tablet. Lo faremo con voi, ma soprattutto con i nostri ospiti. E ovviamente, come di consueto, parto dall'ideatore della trasmissione. 22esimo appuntamento, buon giovedì a Luciano Robottini. Ciao Luciano. Buon giovedì anche a te Jacopo, e soprattutto buon giovedì ai nostri telespettatori. Al tuo fianco, per parlare di mountain bike, di fuoristrada, Alfonso Morelli. Ben ritrovato Alfonso. Grazie e buonasera a tutti. Ex commissario tecnico della mountain bike, plurimedagliato soprattutto con Paola Pezzo ad Atlanta, a Sydney, insomma, chi meglio di lui può spiegarci come sono andate le prove fuori strada? E peraltro il tuo Van Der Poel, insomma, ha fatto un capitombolo, poi ha detto una pedana, c'era, non c'era, vabbè, poveraccio, è caduto, mi dispiace veramente, no, devo dire la verità, mi è dispiaciuto tanto per Van Der Poel, che è un fenomeno. E poi andiamo in collegamento, ovviamente lo ritrovo con piacere, a distanza di una settimana, perché poi abbiamo capito perché ha vinto Carapaz, perché si chiama Richard, come Riccardo Magrini. Ciao Riccardo. Ti è piaciuta quella citazione? Bellissima. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera a tutti, a tutti gli ospiti, a CT Morelli e anche all'ideatore della trasmissione. Lo vedo un po' stanco stasera, io sono stanco perché ho fatto 100 km stamani, quindi sono abbastanza scarico, sono tranquillo, ti invidio, quindi Riccardo. Quindi non sono, guarda, stasera non mi farete arrabbiare, perché ho già bene capito che l'andazzo è sull'arrabbiamento, ma non mi farete arrabbiare. Quindi... E invece io ci proverò in ogni modo, ci proverò in ogni modo, e poi salutiamo da, non so, San Francisco, credo, siamo dai pressi della California, Giuseppe Lazzoni. Ciao Giuseppe, ben ritrovato. Ciao a ovviamente. Tutti, ciao. Ovviamente è qui da noi, però lo sfondo è uno sfondo virtuale, appena abbiamo visto abbiamo detto, ma chissà, beato Giuseppe che si trova in un tramonto californiano, invece no. No, sono qui a Pescara, ai colli di Pescara. Molto più prosaicamente ai colli di Pescara. Con te ovviamente affronteremo la tematica relativa soprattutto alla prova strada e crono delle donne, ma noi adesso ci dobbiamo fermare, non prima però di aver ringraziato in anticipo, perché questa è l'anteprima, allora ringrazio in anteprima Karim Finotti e Claudio Di Giacomo, che stasera sono in regia. Un in bocca al lupo anche a voi ragazzi per queste due ore che passeremo insieme, un'ora e 45 minuti, mentre il nostro Maurizio da qui è bel bello in ferie, beato lui. Noi ci fermiamo per l'anteprima, tra poco, dopo la pausa pubblicitaria, inizia Velo numero 22.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ecomob Expo Village 2021. Tre giorni di Expo nella suggestiva cornice del Marina di Pescara. Test drive di e-bike, scooter e auto elettriche. Turismo attivo. Cicloturismo. Convegni e meeting sui principali argomenti dell'Expo. Ecomob Expo. Fai un pieno di cultura ecosostenibile. L'appuntamento è il numero 22 con Velo, siamo pronti a partire fino alle 22.45, staremo insieme come al solito quasi tutta la serata per parlare delle prove olimpiche di Tokyo, Olimpiadi che sono iniziate già da qualche giorno, l'Italia nel medagliere finora ha solo due ori, uno dei bronzi, dei tanti bronzi che sono arrivati fino a questo momento, uno è arrivato dal mondo del ciclismo che è quello che affrontiamo ogni giovedì sera, è arrivato con Elisa Longoborghini. Oh, siccome nell'anteprima ricordo gli ospiti, ovviamente Luciano, poi ovviamente parto da te insieme ad Alfonso Morelli che ci aiuterà a capire un po' le prove di mountain bike, a Riccardo Magrini e Giuseppe Lanzoni che sono collegati. Siccome nell'anteprima Riccardo ha detto: questa sera sono, ho fatto chilometri in bicicletta, non mi farete arrabbiare in qualsiasi modo. Allora, questa sera il piano è
fare in modo di farlo arrabbiare in qualche modo, in qualsiasi. E allora comincio io, che faccio l'avvocato del diavolo, perché sono qui apposta, non perché tante cose le pensi veramente, ma perché è anche il mio ruolo. E allora, Luciano, cominciamo. L'Italia, spedizione insufficiente. Beh, sei d'accordo o no? Ma sono stato troppo... Fino a questo io momento... mi lancerò delle provocazioni, eh? Sì, sì, fino a questo momento ti diamo nettamente ragione, anche se è arrivata una medaglia di bronzo, che è sempre una medaglia pesante, importante per il nostro movimento. Se poi andiamo ad analizzare la prova su strada, giustamente avevamo delle grosse preoccupazioni anche nella puntata precedente, quella di giovedì scorso, dove avevamo detto che purtroppo era la storia del ciclismo che chi veniva fuori da una grande corsa a tappe come il Giro, come poteva essere il Tour in questo caso, aveva dei grossi vantaggi da affrontare una settimana dopo una manifestazione, in questo caso una prova olimpica. Noi avevamo provato un attimo a metterli in difficoltà questi atleti dicendo ma sai il trasferimento, il clima, poteva un po' obiettivamente penalizzare i reduci del Tour, invece abbiamo visto secondo me la 22esima tappa del Tour de France. Bravo, questa è una grande provocazione. Perché effettivamente abbiamo visto una bellissima prova su strada con tutti i protagonisti dell'ultima edizione del Tour de France, quindi con una vittoria non certo a sorpresa di Carapaz, anche se il corridore più forte è stato il tuo corridore Van Aert, che obiettivamente su un percorso difficile, tosto, impegnativo come era la prova olimpica, non è che si è difeso, lo ha dominato la corsa e obiettivamente meritava anche l'oro. Però Carapaz, l'avevamo anche detto la settimana scorsa, è un atleta che è stato reduce di un ottimo podio al Tour de France e secondo me non l'hanno esaltato molto quel podio di Carapaz, anche perché questo è un atleta che sta dando continuità anche alle sue prestazioni, perché aveva vinto il Giro d'Italia due stagioni fa, era arrivato secondo alla Vuelta, cioè un corridore che sta dando continuità alle sue prestazioni. Giustamente poi se ti trovi sulla strada uno che si chiama Pogacar, con tutta la qualità che ha, difficilmente riesci a batterlo. Però questa medaglia d'oro appunto sulla prova su strada è andata a Carapaz e obiettivamente ne sono anche felice, perché va a premiare un paese dove il ciclismo ha grande interesse, anche se giustamente un paese più povere rispetto ai paesi europei, quindi è un premio all'atleta. Allora, anche è vero che il Sud America, non l'Ecuador magari, però il Sud America da sempre tira fuori grandi scalatori, soprattutto grandi atleti nelle corse da tre settimane. Sì, diciamo che il Sud America anche nel passato, con il Venezuela e la Colombia, hanno sempre tirato fuori ottimi atleti, però imparagonabili al panorama ciclistico europeo. Quindi è una bella medaglia che va a premiare anche un corridore modesto, poco appariscente, però un corridore che effettivamente va forte. Però è un podio veramente eclatante, stellare, sia la prova su strada, e dopo andremo a analizzare anche la prova a cronometro. Mi è sembrato un podio veramente mondiale, di qualità, non banale. Quindi le Olimpiadi si onora anche di atleti importanti in questo momento, quindi prova olimpica che noi italiani speravamo di fare qualcosa in più, anche se Bettiol ha pagato probabilmente la grande fatica, che non ha sopportato il confronto con i reduci del Tour, però mi è sembrato la prova interessante.
Poco interessante mi è sembrata la prova di Nibali, perché Nibali probabilmente era l'unico corridore che poteva tenere testa se trovava la giornata importante della vita, perché era il classico corridore che era rientrato dal Tour, quindi aveva nelle gambe il colpo di pedale, la fatica, la resistenza che ti può dare una grande corsa a tappa. Non lo è stato, una giornata gloriosa di Nibali, però dobbiamo anche riconoscere che questo atleta negli ultimi 10-15 anni ha difeso con le unghie il potenziale ciclismo italiano, quindi noi gli lo ringraziamo per quello che ha fatto, soprattutto anche nel passato. Allora Giuseppe, vengo da te sempre in ottica provocazione, perché poi Riccardo lo lascio per ultimo, perché poi voglio sentire come risponde. Allora, se era la 22esima tappa del Tour de France, noi abbiamo proprio sbagliato squadra, convocazioni? No, io non butterei sulla critica, sugli elementi, perché diciamo che a parte Cattaneo era la squadra più forte, non sarebbe cambiato il risultato, perché purtroppo in Italia in questo periodo non abbiamo dei talenti competitivi, quindi dobbiamo solo difenderci e fare quel possibile che possiamo fare in queste gare. Diciamo che io l'unica critica che faccio, che non ho capito, quando sei inferiore devi correre in maniera di stare come hanno corso parecchio nelle Olimpiadi a ruota. Non ho capito per cosa hanno fatto quello sprazzo di tirare quel momento che si sono messi in testa a fare la corsa dura, in testa a tirare la nazionale, poi sono saltati tutti quanti in una volta. Questa è l'unica cosa che non mi riesce a capire. Poi non mi riesce a capire il fatto che il commissario tecnico poteva, in quelle corsette open che hanno fatto in preparazione, che era una corsetta open, doveva fare, aveva il potere di poter fargli fare dei chilometri in più, cioè più lunghe le tappe, più in preparazione, visto che non erano presenti al Tour de France, fare un chilometraggio più lungo. L'unica due cose sono queste che io critico, del resto non critico il commissario per le scelte, perché purtroppo è quello che abbiamo ora nel ciclismo italiano. Riccardo, vengo da te a questo punto. No, ovviamente noi abbiamo iniziato con qualche provocazione anche esagerata, ovviamente, perché ha detto bene sia Luciano che Giuseppe, questi eravamo e lo sapevamo. Ma a questo punto, adesso, al di là del valore assoluto della nostra nazionale e del fatto che probabilmente di meglio non si poteva trovare in questo momento, fatto salvo il mondiale in Belgio, perché cambiamenti all'orizzonte non ce ne possono essere, c'è un appuntamento, quello ereditato, troppo importante, ma tutti aspetti che da qui in avanti ci sarà un corso diverso, rinnovato, parlo di commissario tecnico, parlo in generale anche nella scelta. Le voci dicono questo, pare che Cassani sia in viaggio di ritorno. Sì. Da Tokyo all'Italia, quindi è una cosa abbastanza particolare, cioè è vero che lui è commissario tecnico, ora ci sono altre figure che si occupano un po' della gestione generale delle squadre, però io vorrei fare un passo indietro. Sono d'accordo su quello che ha detto Giuseppe, perché noi l'abbiamo anche un po' accennato, esaltandoci, perché comunque quando sei in televisione a fare una telecronaca, appena vedi una maglia azzurra davanti ti viene un po' di emozione, no? Però quella mossa lì non l'ho capita molto, ma posso spiegarla, secondo me, come giustificazione di farsi vedere, cioè almeno ci siamo fatti vedere e così almeno abbiamo tanto le castagne dal fuoco, abbiamo deciso di fargliele tirare fuori da Bettiol, che poi alla fine gli è venuto i crampi anche in discesa, quindi non è che fosse sotto sforzo. Fino lì si era comportato molto bene, aveva tenuto il passo dei corridori del Tour, però fondamentalmente sulla nazionale io sulla corsa in linea non mi aspettavo niente, come non mi aspettavo niente sulla cronometro, ma ne parleremo dopo. Sì. Vorrei sottolineare quello che ha vinto
l'oro olimpico, e lo vediamo, e grazie, ringrazio la regia, perché Richard Carapaz è un corridore sempre di più presente, è un corridore che ha disputato un Tour de France alla grande, combattendo con un fuoriclasse, perché Pogacar era ancora lì e ha fatto la volata con Van Aert. Van Aert era l'uomo da battere e hanno corso, come spesso succede quando c'è uno forte, gli stanno tutti dietro. Carapaz è stato bravo, furbo, intelligente tatticamente, ma non è la prima volta, perché se vi ricordate a Frascati, nella tappa poi di quel Giro d'Italia che vinse, vinse con un colpo di mano furbo, avendoci lì, io mi ricordo benissimo quella tappa, perché a parte ci fu la caduta clamorosa di Dumoulin, insomma, che si fece male al ginocchio, ma Ulissi, per conto mio, se mi dicevano gioca la casa su Ulissi, quel giorno lì avrei giocato la casa su Ulissi. Invece lui seppe approfittare di un attimo di indecisione e andò a vincere, perché queste sparate lui ce l'ha sempre avute. Un ragazzo che sfrutta quelle qualità, oltretutto va forte in salita, l'ha dimostrato, però c'ha anche questa sparata. Lui è un finisher, come si chiama in gergo questo tipo di corridore, e aveva già dimostrato lì. Lo stesso fece a Courmayeur, approfittando di una, diciamo così, di una rivalità, di un marcamento tra i pretendenti. Chi ha fatto la stessa uno marca cosa. L'altro, come si suol dire, il terzo poi gode. Qui ha fatto la stessa cosa, un errore l'ha fatto secondo me McNulty, però sai, qua si va a sconfinare in situazioni abbastanza complicate, perché McNulty è della stessa squadra di Pogacar. Secondo me Pogacar ha fatto lo sloveno e McNulty ha fatto lo statunitense. Lui è partito, però se fosse rimasto magari fermo, forse Pogacar poteva studiare qualcosa. Un altro errore che secondo me ha commesso il giovane sloveno è quello di partire sulla salita, e comunque è stata una corsa, a parer mio, condizionata da quella fuga di 20 minuti. Non tanto per i componenti della fuga, ma è stato poi dopo, sono stati due errori che ho visto, cioè Van Aert che ha fatto smettere di tirare Van der Aarden, perché a un certo punto erano rimasti a 8 minuti, e se rimane quella fuga lì in quei termini cambiava un po' le cose. Invece poi dopo è venuta fuori una corsa lineare, regolare, con Tratnik che ha fatto un grandissimo lavoro per la Slovenia, e probabilmente se si trovava subito un accordo fra le due nazionali che volevano tenere la corsa, cioè Belgio e Slovenia, forse, poi magari sentirei volentieri cosa ne pensa Luciano e anche Giuseppe, probabilmente sarebbe stata una corsa un pochino più vivace. Invece andando così, sempre regolare, sempre normale, sono venuti fuori quelli che poi comunque alla lunga dovevano venire fuori, quelli che hanno fatto il Tour de France. Ma probabilmente Van Aert e Pogacar avrebbero tratto qualcosa di più su una corsa più mossa. Invece così regolare, si sono trovati quei 10 corridori a ruota che era difficile anche staccarli. Questo è il mio pensiero sulla corsa come l'ho vista io. Poi il podio, sono d'accordo su Luciano, è un podio mondiale, cioè cosa vuoi? Cioè, manca Vingegaard, perché sì, non c'era. No, perché esatto, perché non c'era e lo ha sostituito Van Aert, però è il podio a ruoli invertiti, a caselle invertite del Tour de France, che insomma, voglio dire, ci aveva dato delle risposte ben definite con dei campioni in vetrina, e quelli abbiamo ritrovato. Riccardo, torno da te, perché poi faccio sponda tra te, Luciano, e anche Giuseppe. Visto che hai parlato di colpo, anche di genialità, se vogliamo, di Carapaz, e non è il primo, e hai ricordato in due occasioni al Giro d'Italia, l'assenza delle radioline può influire
in questo senso. Cioè, Carapaz è uno dei pochi che ancora riesce a sentire davvero la corsa. Sì, questo Jacopo hai ragione, però non è che siano state così evidenziate, perché la corsa era con pochi corridori, qui si parla con Giuseppe che è un direttore sportivo, io ho fatto il direttore sportivo, in questi casi abbiamo visto molte volte, anche quando c'era la fuga, Van Aert andare all'ammiraglia, le radioline non hanno avuto un ruolo importantissimo perché i corridori erano pochi, non c'erano le rotonde, perché questo ne abbiamo vista una sola, e questa è una cosa importante, perché con l'ammiraglia, bene o male, i corridori li potevi contattare, cosa che non potresti farlo nelle corse in Europa, perché il vero problema delle radioline, cioè che tanti le vituperate radioline, quelle che c'è, cioè la fantasia, la cosa, cioè non è quello. È il problema che non puoi comunicare ai corridori per il fatto delle strade e del grande numero dei corridori che sono presenti in corsa, rischi sempre troppe cose. Invece lì alle Olimpiadi sono rimasti 50 corridori, te le gestivi tranquillamente. Non so cosa ne pensa Beppe, che insomma è uno d'ammiraglia ancora attuale, e quindi credo che non siano state determinanti o un qualcosa che ha fatto sì che Carapaz è stato geniale, perché lui è geniale, però non dipende dalle radioline, secondo me. Ricap, sulle radioline però volevo intervenire io, e dopo facciamo intervenire anche Giuseppe, perché nella prova femminile penso che la radiolina sia stata determinante, cioè le olandesi non sapevano che c'era questa austriaca in fuga, quindi secondo me nella prova femminile la radiolina ha penalizzato molto la prova olimpica, e su questo giustamente volevamo far intervenire anche Giuseppe e capire come la pensa lui. Se c'era Giuseppe, stai tranquillo, nell'Olanda che c'erano quelli da fuga lo sapevano, perché il problema, scusa se intervengo Beppe, ma no, hai ragione. Il problema è che c'è della gente come commissari tecnici nel femminile che potrebbero fare male anche gli esordienti, non so come la pensa Giuseppe. D'accordissimo Rick, sono d'accordo con te, no, non si tratta di radioline. Sì, nelle donne diciamo che è un po' più complicato che negli uomini la gestione della corsa, e vedono un po' meno la corsa, ma non è una scusa questa degli olandesi per dire che non sapevano che c'era. Certamente il commissario tecnico, la commissaria tecnica dell'Olanda, mettiamoci le mani sugli occhi, perché ha fatto tutto male. Con quattro atlete così ha fatto proprio la corsa sbagliata che doveva fare. Io alle 7:35 della mattina, quindi mi sembra che era un'ora e mezza di corsa, neanche un'ora di corsa, ho chiamato il mio team manager, ho chiamato il mio preparatore e gli ho detto: le Olimpiadi la vince l'austriaca, perché la conoscevo, gli hanno dato troppo spazio. Se un commissario tecnico non conosce i corridori, non deve fare il commissario tecnico. Questa ragazza qui io l'ho vista 3-4 anni fa nel Mont Ventoux vincere la corsa uguale in una fuga di 5, hanno cominciato il Mont Ventoux con 2 minuti e tutti dicevano: adesso arrivano quelle forti, li prendono, erano in fuga da tanto tempo. Lei è arrivata all'arrivo con 4 minuti, ha aumentato di 2 minuti. L'anno scorso è arrivata terza all'Ardèche, che è il Val d'Aosta delle donne, io ero là, ho fatto secondo con la Garcia, e ho visto questa ragazza, ho cercato anche di prenderla, ma è una ragazza che non vuole andare nelle squadre, vuole correre per conto suo, abbiamo tutti letto la sua storia, tutti questi, non vuole impegni, ha fatto solo un anno alla Lotto e ha detto: no, io nelle squadre c'è troppo impegno, troppo stress, io corro così libera per conto mio. E quindi, e vedrete che finirà, non andrà sicuramente in nessuna squadra, e finirà la sua carriera così come campione olimpica, isolata. Quindi tu dici, Giuseppe, che alla fine, quando si parla di vittoria, quasi tutte le testate hanno detto vittoria a sorpresa di Anna Kiesenhofer, in realtà noi possiamo togliere a sorpresa. No, non è questo, è a sorpresa, perché se lei fa la corsa normale delle campionesse la staccano, non riesce a stare con le prime.
Però quando una che è a alto livello come lei gli dai 5-6 minuti e addirittura 11 gli hanno dati, non la prendi più, neanche se sei la Van Vleuten. Anche se la Van Vleuten dice che lei non lo sapeva, ma no, lo sapeva che c'era in fuga. Perché se non l'hanno presa, se non l'ha visto vuol dire che era suonata anche lei, perché se non ha visto che prendevano l'austriaca. Però troppo spazio e siamo andati bene, io dico pregato, che abbiamo fatto medaglia di bronzo, perché come si era messa la corsa. Ma comunque 0-0 commissario tecnico olandese con quattro ragazze così, io volevo fare primo, secondo e terzo. Allora, prendendo insomma in prestito il tuo ragionamento, la Van Vleuten quantomeno sul traguardo ha recitato bene, perché insomma braccia al cielo, come se avesse... No, ma non è la prima volta che lo fa la Van Vleuten. Oppure questo, dici . Esultava per l'argento. No, lei pensava di aver vinto, però... non è la prima volta che lo fa questa cosa qui. Si vede che quando arriva in certi momenti della corsa è un po' è forte, secondo me molto incalando, perché quando è partita normalmente la Van Vleuten quando parte non la prendi più, invece non guadagnava sulla prima e il gruppo gli è ritornato sotto. E per fare il vuoto ha dovuto fare 4-5 scatti, mentre prima bastava uno. Questo, secondo me, è un grande segnale, naturalmente l'età anche per lei avanza, è un segnale che è incalando, molto incalando, come incalando la Van der Breggen, di testa lei. E comunque gli olandesi sono sempre più forti, si sono salvati anche questa volta, però... Poi vi faccio vedere una grafica. Però Giuseppe, nella prova a cronometro poi si è rifatta la grande, non ha avuto avversari. Infatti non c'ha avversari, ce l'ha in casa avversari, c'ha la Van Dijk in casa che non c'era, c'è tutto olandese il cronometro, non c'è altre ragazze che possono fare. C'era la Brenauer una volta che andava forte, ma anche lei incalando, e quindi non c'ha cronometro naturalmente forte, però prima ti dicevo, quando partiva nelle corse non la prendevi più. Ricordate il mondiale l'anno scorso, mi sembra che era. Due anni fa, partì dopo 30 chilometri non l'ha più presa, hai voglia di seguire. Purtroppo anche per lei gli anni cominciano ad arrivare e poi avete visto la caduta che ha fatto. Eh sì. È molto distratta in corsa lei, una ragazza che è fortissima, una fuori classe, una super campionessa, ma purtroppo è molto molto distratta in corsa e non è la prima volta che fa queste cadute, queste cose, vince ugualmente perché è fortissima, però è molto distratta in corsa e sicuramente e penso che fosse l'unica corridore del gruppo che non sapeva che c'era l'austriaca davanti. Invece di questa atleta, che ci dici Giuseppe? Perché è vero che la crono l'ha vinta la Van Vleuten, anche qui fai un cenno d'intesa, la Marlene Reusser o Reusser? Reusser. Russer? Marlene, Reusser, Marlene. Reusser, ok. Che mi dici? È molto forte, purtroppo aveva un cronometro non adatto ai suoi mezzi. Abbiamo preparato questa cronometra nei minimi particolari, siamo stati 3 volte alla Galleria del Vento, lei è fissata, si è fatta fare le protesi su misura con il calco, è una ragazza fortissima, fortissima, ancora non sa i suoi limiti. Io penso che se c'era la cronometro, non con questa salita dura così, forse non avrebbe vinto, ma sarebbe arrivata a 10-15 secondi. Sapevamo di avere 10-15 secondi di svantaggio sulla Van Vleuten. Però con questa salita purtroppo lei ha recuperato molto nel finale, è fortissima, però in salita purtroppo è pesante, come vedete è un fisico molto, sì, molto pesante, quindi è un po' svantaggiata con le salite, ma se fai un cronometro con la pianura, se la lotta con la Van Vleuten, vince ancora la Van Vleuten secondo me ora, ma a secondi. Però è più giovane Giuseppe. Sì, è più giovane, ma anche lei degli anni, perché ha iniziato tardi a correre. Sì. Invece, Giuseppe, su Marta Bastianelli, la tua atleta nella prova in linea, è stata sufficientemente positiva la prova, mi sembra. Ottima risposta. La sua atleta, insomma, adesso si luciderà una bella medaglia d'argento, Giuseppe. Sì. No, ma dicevo su Marta che... È stata una prova positiva,
Guarda, Marta purtroppo ha trovato una giornata no, perché Marta ha finito il Giro d'Italia, avevamo fatto un programma particolare, ha finito il Giro d'Italia, che se non cade l'ultima tappa, vince la tappa dell'ultimo giro, l'ultima tappa la vince, increscendo fortissimamente, increscendo. Poi gli ultimi due giorni, tre giorni delle Olimpiadi stava benissimo. Già alla vigilia aveva detto che aveva qualche problemetto e infatti si è visto nella corsa, lei non è stata soddisfatta, anche se ha fatto il suo lavoro, ha fatto tutto quello che doveva fare, ha contribuito alla medaglia di bronzo dell'Italia. Però diciamo che, se parlate sinceramente con lei, come livello personale è un po' delusa. Ma il percorso era anche molto esigente per Marta, mi sembra. Sì, era esigente, ma nel gruppetto che sono arrivati in volata lei si poteva arrivare benissimo. Marta, c'è arrivata la Rivera, c'è arrivata la Brennauer, dove arrivano questi ci può arrivare anche Marta. Oh, alla fine però, Riccardo, ci salvano sempre e solo le donne. Adesso, al di là delle convocazioni di Tokyo 2020, non è, il problema è che probabilmente non è che non si veda una squadra in grado di competere adesso, non si vede una squadra italiana in grado di competere da qui a un po' di tempo. Cioè, il tema non è Iket Nunc, perdonami adesso lo sbarrione latino, però il problema è che non si vede una prospettiva di poter competere con questi. Cioè, poi è stato il tema centrale della critica. Pecunia non olet. Cioè, capito, il problema è che... rispondi latino sulla via, hai fatto bene. Mi provochi. Il problema è una questione, se ne parlava fuori onda con Giuseppe, la questione è tutta anche, non solo per il discorso World Tour, cioè bisogna andare alla base, se vuoi parlare dei ragazzi, delle ragazze, è normale che ci facciano gioire, perché c'è un movimento da anni che comunque va avanti. Insomma, l'Elisa è una, insomma, prima c'era Giorgia Bronzini, insomma ci sono state le ragazze che hanno contrapposto con la forza, con l'intelligenza, anche le olandesi, che sono sempre state forti. Nei ragazzi credo che la questione sia da andare a prendere il discorso della cultura che c'è qua. Esatto. La cultura, ma questo vale per tutto lo sport. Noi siamo un popolo di grandi teste, di grandi ingegni, però purtroppo nello sport spesso eccediamo nel far credere di fare, cioè in eccediamo in false illusioni. Perché io vedo questi ragazzi che sono sul podio, uno viene dall'Ecuador, semplice, umile, l'altro viene dalla Slovenia, che è anche lui di una semplicità, come l'altro giorno Roglic era sul podio in ciabatte, cioè, voglio dire, senza tanti fronzoli, con molta semplicità e con grande divertimento. Van Aert è uno che si fa il mazzo con Van der Poel nel ciclocross, si sporca, cioè, e anche lui è umile, potrebbe anche farne a meno di fare ciclocross, però lo fa perché gli piace, perché è una disciplina. A noi, secondo me, ci manca un po' di umiltà a livello dirigenziale, perché poi siamo noi che trasmettiamo poi ai ragazzi. I ragazzi crescono anche sugli insegnamenti delle persone. A noi ci mancano probabilmente quei valori che c'erano un tempo. Un tempo noi siamo stati tutti corridori. Erano cose semplici. Bimbo, stai attento, non sta troppo in piedi, ti fa male le gambe. Il motorino non ci andare, perché il motorino c'è le vibrazioni. Sono tutte cose stupide, semplici però. Mangiavi una frustina alle 4,
con la mortadella, perché facevi merenda e non è che ti creavi tanti problemi. Oggi ragazzi sono arrivati l'esordiente, io parlo di base, perché sì, se sì, noi non è di quello, quello è il tema poi centrale, perché se, poi non, abbiamo, se non abbiamo corridori, se non abbiamo corridori stessa a livello alto, è perché qua il livello alto si è abbassato nella base, perché qua è, cioè, l'abbiamo già affrontato questo tema, è un tema delicato e molto grave. Io ho parlato personalmente anche con il presidente Cordiano Dagnoni. Io mi auguro e spero che ci sia un cambio, visto che prima avevi accennato a questa cosa, ma no a far fuori Cassani, perché Cassani non è la panacea di tutti i problemi che ci sono nel nostro movimento. Il nostro movimento, fortunatamente, ancora qualche campione c'è. Se prima si parlava di pista, di crisi di pista, ora la pista sarà quella che ci darà delle grandi soddisfazioni, e ne sono convinto. Prima, e ci abbiamo un velodromo coperto solo in Italia, pensa un po' che cosa, che miracoli che fa Marco Villa. Io credo che ci sia che ci sia soprattutto la mancanza di cultura a livello di chi deve trasmettere questa cultura, cioè troppe complicazioni, gli SRM, cioè gli SRM, scusa, comunque i misuratori di potenza negli esordienti, i rulli negli allievi, cioè voglio dire ragazzi, ma se te devi disintossicare le gambe dopo 60 km di corsa allora ammazziamoci, cioè non serve a una sega niente, scusatemi, perché dice no ma i rulli fanno bene, sì ho capito, ma hanno fatto 180 km, 200 km, il disintossicamento del muscolo dopo la corsa ci sta. Io ero uno di quelli che quando apparvero, e mi ricordo uno dei primi era, mi volete fare incazzare, volare, io lo so. Ecco, va. Ci ho messo 44 minuti e però ce l'ho fatta. Vai. E cioè, From, cioè tirò fuori questi rulli subito dopo l'arrivo, no? E io lì per lì, cioè, quando l'ho visto, ho detto vabbè, esagerato. Poi ho scoperto e ho capito che c'è una certa utilità. Ma i rulli dopo un'ora e mezzo di corsa cosa ti fanno? O i rulli prima della corsa per riscaldamento? Ma va a fare due scatti in mezzo alla strada, ma non, cioè, non ci rompete le scatole. Questo è il problema, non sono i ragazzi. Il problema sono i tecnici, quelli che vanno dietro le corse e gli insegnano queste puttanate, perché sono vere puttanate. Cioè, gli juniores sono arrivati a dei livelli fuori del normale. Gli under 23, ci sono quelle 3-4 squadre di riferimento, vanno tutti lì e vanno tutti lì, e bisogna andare lì, perché se vuoi passare professionista vai lì. È un problema grosso, bisogna rivoltare tutta la faccenda e sperare anche in una in un magnate che possa fare una squadra pro tour, perché le nostre tre benemerite professional non bastano più, le Continental non se ne parli, sono diventate tutte Continental, no, cioè voglio dire, le sappiamo, c'è, cioè, qui Stefano molte volte, cioè che fatica fa Stefano Giuliani, eppure ricicla i corridori che magari li rivitalizza, perché lui è molto semplice e gli leva tutte le albagie nel capo che hanno, che vengono da altre parti. Il vero problema è che ci vuole semplicità. Semplicità. Noi ci siamo probabilmente negli ultimi anni fossilizzati sul metodo, senza aspettando probabilmente che il metodo, e anche un po' di colpo di fortuna, ci portasse in dote il fenomeno. Luciano, ti faccio rispondere, ma sono 6 minuti fuori, tieniti la risposta, perché poi su questo argomento voglio continuare, perché poi parliamo di multidisciplina, e siccome ne abbiamo parlato con Alfonso Morelli, e giustamente quando è arrivato mi ha detto guardati quelli che arrivano adesso primi e controlla che cosa hanno fatto prima, poi con lui apriamo anche il capitolo multidisciplina. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità, la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Seconda parte di Velo. Puntata interessante, siamo partiti, e lo immaginavamo, dalla prova olimpica per andare ovviamente in un discorso molto, molto più generale e intenso. Intanto vediamo un sms per cortesia, perché ci segue, ci controlla a distanza Maurizio da qui. Sono in ferie ma vi seguo da lontano, fate i bravi, tornerò presto. Questo non so se è una minaccia o un saluto. Credo sia una minaccia. E comunque,
Karim Finotti, che questa sera debutta in regia, durante la pubblicità sono andato e gli ho detto: senti Riccardo, semplicità. E lui adesso va come una spada. Luciano, sul discorso comunque salutiamo Maurizio, sul discorso che faceva prima Riccardo, è interessante. Sì, Riccardo ha aperto una bella discussione, secondo me. Io sono delle idee, Riccardo, che in questo momento, a prescindere i tecnici che sono nel ciclismo, che sono esagerati, però devo dire anche che li dobbiamo ringraziare, questi personaggi, perché se perdono il tempo, la loro passione vicino a dei ragazzi, o bene o sbagliato, però perlomeno ci sono, perché oggi trovare dirigenti sportivi che fanno questo tipo di lavoro solo per passione è veramente molto complicato. Io partirei ancora da più lontano sulle problematiche non solo del ciclismo, ma secondo me dello sport generale oggi in Italia. Io ritengo che la grossa responsabilità di risultati a volte parte dalle classi dirigenti. Io ho iniziato a fare sport negli anni 70, dove c'era un grande dirigente sportivo, Alconi, che si chiamava Giulio Nesti, che si inventò come dirigente il Totocalcio. Tu non te lo ricordi, Jacopo? Il Totocalcio, il momento dell'invenzione. No, io il Totocalcio lo giocavo da bambino. Il momento dell'invenzione, ammetto di non essere stato Giulio presente. Giulio Nesti, che era il presidente del CONI, si inventò il Totocalcio. Con il Totocalcio, che non era un gioco di controllo dello Stato, ma era del CONI. Con il Totocalcio questo dirigente riuscì a portare dentro le casse del CONI tanti di quei soldi. Che cosa fece? Fece le palestre, fece rimoderno, a prescindere venivamo anche da dopo le Olimpiadi a Roma, quindi noi avevamo anche le strutture in Italia che erano affidabili, forti, avevamo centri sportivi interessanti, piscine, noi abbiamo una grossa realtà qui a Pescara delle Naiadi che vivono veramente un momento complicato. Quindi lui, con tutti i soldi del Totocalcio, riuscì a fare le strutture interessanti. Poi io mi sono avvicinato al ciclismo grazie anche ad un altro progetto di Giulio Nesti. Fece i giochi della gioventù. Che cosa fece? Partì dalla base, dalle scuole, e un testimone appunto è Alfonso Morelli, che in quegli anni lì noi correvamo insieme. E con le scuole si andava a reperire i talenti dello sport sul territorio nazionale, quindi si faceva appunto le prove provinciali, poi tutti i ragazzi andavamo a Roma, si faceva le finali nazionali, quindi poi alla fine i dirigenti sportivi di tutte le attività sportive, non solo del ciclismo ma della pallavolo, aveva un bacino di utenza, di ragazzi, dove c'era da lavorare. In questo momento nello sport in Italia mancano progetti che partono da lontano. Io ritengo che oggi si debba ripartire da lontano, si deve ripartire dalle scuole, si deve ridare la cultura dello sport ai ragazzi. Quindi poi man mano c'è chi si innamora di fare un'attività sportiva e quindi piano piano trovi la tua società di riferimento, certo, e cerchi di crescere. E quindi anche il dirigente sportivo ha i numeri per poter lavorare. In questo momento noi non abbiamo ragazzi che vogliono correre in bici, non abbiamo nel ciclismo, non abbiamo i posti per allenare, le strutture per allenare questi ragazzi, perché è molto più complicato. Ti lancio una provocazione. È molto più complicato allenare un ragazzo oggi che un ragazzo degli anni 70. E quindi mancano veramente le classi dirigenti dello sport. Purtroppo sappiamo tutti che ogni 4 anni vengono rinnovati questi dirigenti nello sport. Io obiettivamente vedo che non c'è ricambi dirigenziali, quindi c'è una classe dirigente molto vecchia, anche nel nostro realtà regionale. Io vedo presidenti provinciali da 50 anni che sono su quelle poltrone, ma non si riciclano, perché anche se si dovesse avvicinare un ragazzo intelligente che ha fatto sport, vorrebbe fare il dirigente sportivo, gli tagliano le gambe subito. Quindi
c'è da ripartire da lontano, cercare di fare più moderna la classe dirigente in Italia con dei progetti vincenti. Vedi la Slovenia che cosa sta facendo, okay. Sono partiti veramente dalle scuole e hanno fatto veramente passi da gigante. Se noi non ripartiamo da queste condizioni diventa veramente complicato. Noi abbiamo qui una realtà di Alfonso Morelli che ha corso in bici nella mia generazione, poi è diventato un professore di educazione fisica, poi è diventato un tecnico federale, è riuscito a vincere 2 medaglie olimpiche, 2 medaglie d'oro olimpiche pesanti nello sport. Alfonso Morelli è uno dei tecnici che ha vinto oltre 10 mondiali tra ciclocross e al momento di un cambio generazionale dello sport viene fatto fuori per fare spazio a progetti politici diversi. Io ho capito cosa intendi, però lancio una provocazione ad Alfonso Morelli. Da cui posso intervenire, scusa, a tal proposito, io, Jacopo, perché volevo dare forza, poi scusami Alfonso, perché noi dobbiamo parlare di queste cose. E ti dico questo perché io e Luca Gregorio questo tema l'abbiamo affrontato diverse volte, almeno un paio di volte durante le telecronache. Io ho avuto la grande soddisfazione di essere contattato da un professore del provveditorato agli studi di Massa e Carrara e il 15 e il 16 di ottobre prossimo faremo proprio un qualcosa proprio a riguardo, perché quello che hai detto tu, Luciano, dei giochi della gioventù, c'è proprio questa esigenza nella scuola e loro stanno lavorando, professor Vincenzo Genovese si chiama, dove mi ha scritto delle belle parole, colpito da quello che stavo dicendo, e mi ha invitato e andremo, io e Giovanni Bruno appunto saremo invitati a questo workshop di insomma fra gli studenti, proprio per cercare di individuare la strada, e stanno spingendo proprio per arrivare ai piani alti, perché tanto noi si può raccontare tante cose belle, però se non arrivi alla vetta, al vertice, non fai niente. E quindi il fatto di essere appoggiato al provveditorato, agli studi, loro stanno facendo fra le altre cose dei licei sportivi e lavorano in questo senso, c'è l'esigenza di quello che hai detto poc'anzi, Luciano, proprio questo. Bisogna parlarne, perché se ne parli magari piano piano si arriverà anche a smuovere qualcosa. Scusate se sono intervenuto, scusami Alfonso. Hai fatto molto bene, e io introduco, Alfonso, ti do un altro tema rispetto a quello che diceva Luciano. Ecco, un secondo, ecco, volevo precisare, io devo tutto al mio insegnante di educazione fisica della media, che tra l'altro stimo e vedo ancora. E per me, in qualche modo, la scuola è una base enorme a cui possiamo attingere. Solitamente chi si avvia al ciclismo o è grazie al papà, corridore, ex corridore o diciamo amante famiglia, delle due ruote, nonno, altrimenti diventa difficile e complicato. E io, come dicevo, insomma, ecco, con il mio insegnante di educazione fisica volevo copiare lui. Grazie a lui poi sono riuscito a diplomarmi all'ISF dell'Aquila, specializzarmi nel ciclismo e a scuola cercare di trasmettere un po' quello che io avevo ricevuto dal mio, diciamo, professore. E nella scuola c'è un bacino d'utenza immenso, cioè noi probabilmente ci passano dei talenti sotto le mani e nemmeno ce ne accorgiamo, quando sarebbe molto facile cercare di proprio misurarli dal punto di vista fisiologico. E a scuola si possono fare tante iniziative. Io sono andato in pensione oramai da 3 anni, però ecco, ho lasciato una ciclofficina estremamente attiva dove i ragazzi possono conoscere meglio questo mezzo
cercare di curarlo, le basi della meccanica ciclistica e invogliarli. Il discorso parte proprio da lì, cioè cercare uno stimolo e uno spunto che possa aiutarli. Ti do un altro spunto. Intanto ringraziamo chi ci sta scrivendo. Per esempio Fausto da Alanno ci scrive che la carenza delle strutture è accentuata anche dal fatto che la condizione delle strade, che non è eccelsa, rende ancor più cogente la necessità di avere delle strutture adatte. Poi c'è Roberto che ci scrive: è mai possibile che un ragazzo che voglia fare una scuola di ciclismo non trovi una squadra che lo inserisca all'interno di questo mondo? Eccolo qua, mentre se sceglie il calcio prende Pescara, per esempio, nel raggio di 50 km ha 50 squadre da poter scegliere e magari a una certa età ha già un valore il suo talento che non riesce ad esprimere. Ma volevo da te, Alfonso, una risposta su una provocazione. È una provocazione. Ma ne siamo proprio sicuri che l'amore per lo sport che dicevi te, che diceva prima anche Luciano, che aveva Riccardo, che aveva Giuseppe, oggi, quindi è un problema più sociale che sportivo, ci sia ancora come ai vostri tempi? Io non sono così sicuro. Ma io penso comunque... Cioè noi scommettiamo sull'amore per lo sport di una generazione, questa o anche quella immediatamente precedente o anche quella successiva, ma la diamo per scontata senza sapere se c'è o no. Ma io penso che con la giusta iniziativa, se noi mettiamo il bambino a faticare sulla bici, è un discorso chiaramente dove non lo invogliamo. Se lo mettiamo sulla bici a giocare, e su questo il fuoristrada ha dei punti di vantaggio perché diciamo normalmente i ragazzi in mountain bike si divertono molto di più e acquisiscono delle capacità tecniche senza rendersene conto, fondamentali per quando saranno poi più specialisti. Quindi questo secondo me è lo stesso. Ad esempio tu dicevi ogni paese qui, ma in tutta Italia ogni paese ha un campo di calcio. Noi non riusciamo ad avere in ogni paese un anello di 2 chilometri, sì, asfaltato, chiuso, per poterci far girare i nostri ragazzi. Quindi diciamo che il fuoristrada, ecco, su questo si potrebbe partire dal fuoristrada, dove comunque in qualsiasi angolo si riesce a trovare un tratto adatto per poter avviare e far giocare i nostri ragazzi. Però perdonami, ti interrompo nuovamente, io stasera faccio l'avvocato del diavolo, quindi perdonatemi, però è anche vero che la tua lettura è giusta, ma se noi dobbiamo dire che la soluzione è andare fuori strada perché non perché ci piaccia il fuoristrada, ma perché non riusciamo a stare su strada, ad avere delle strutture degne per fare strada o qualsiasi altro tipo, pista o quant'altro, è un po' riduttivo. No, io lo dicevo, se noi... No, dico, no, no, non per contraddirti, dico in senso generale. No, nel senso che, ad esempio, la mentalità dei tecnici che, diciamo, sono un pochettino su un unico binario e vedono esclusivamente la strada, oramai è ora che cambino un pochettino, diciamo... Sì. Che allarghino un po' gli orizzonti. Se andiamo a vedere quanti campioni provengono dalla mountain bike, uno l'abbiamo appena visto poco fa a terra. D'accordo, peccato, perché comunque ci siamo persi una gara olimpica dove ci poteva essere un bel duello. Io volevo un attimo ritornare un po' indietro sull'aspetto che avevo messo sotto i riflettori, la carenza dei dirigenti sportivi. Io dico una cosa: possibile che non ci sia a livello sportivo, qui non parlo di ciclismo, ma proprio del CONI, che possa andare a disturbare le scuole? Io ho avuto esperienze con professori di educazione fisica che pur aprendo parzialmente la porta
alle scuole di ciclismo, però sono disturbati a volte i professori di educazione fisica da questi progetti sportivi che arrivano da fuori. Allora io dico che ci deve essere proprio un discorso nazionale potente, forte, che lo sport deve entrare deve avere una porta di precedenza anche alle altre attività scolastiche. Cioè lo sport deve diventare in Italia una situazione interessantissima, a prescindere il ragazzo che fa sport, automaticamente creiamo anche una generazione di ragazzi interessanti, più educati, più attenti a certe regole. Ma poi dobbiamo andare nelle scuole e essere prepotenti, nel senso che questa è una materia importante per la vita e la crescita di un ragazzo. Poi da lì si può partire e capire se ci sono anche atleti da sviluppare, da crescere, però bisogna partire veramente dalla base. Io faccio ancora il cattivo. Siccome nessuno è pazzo, e voglio poi una risposta sia da te Alfonso, ma anche da Riccardo e da Giuseppe, siccome nessuno è pazzo e fa qualcosa contro i suoi interessi, Se non succede, evidentemente è perché la scuola o non è interessata, oppure evidentemente non crede che possa essere di interesse per i ragazzi. Secondo me non è nemmeno disturbata, perché in questi anni non ci sono stati dirigenti sportivi che hanno avuto delle idee brillanti per lo sport, perché se non hanno capito che fare i dirigenti sportivi lo puoi fare, lo devi fare, ma devi capire da dove prendere i campioni. I campioni vanno presi in tenera età. E quindi dove devi andare a disturbare? Nelle scuole. Quindi secondo me ci vogliono partire da progetti sportivi che partono dalle scuole. Le scuole devono capire che dobbiamo dare attenzione allo sport, perché lo sport può dare dei benefici non all'atleta, ma può dare dei benefici. Oggi che i più grandi campioni hanno 21, 22, 23 anni. Qui vuol dire che dobbiamo rivedere alcune situazioni, quindi rispettando naturalmente la crescita fisiologica del ragazzo. Quindi vuol dire anticipare l'aspetto tecnico, le basi tecniche di acquisizione sulle abilità motorie in anticipo, per poi piano piano costruirci un motore e creare una base larga, però dove comunque il ragazzo pratichi più discipline, perché no? Ai nostri tempi era impensabile che un ciclista su strada potesse, nemmeno le scale di casa ci facevano fare, come diceva prima Riccardo, figuriamoci. Oggi si è visto che tutto sommato non solo non fa male, ma aiuta ad aumentare la cilindrata del motore. Questo sicuramente sì. Scusami, sì, Jacopo, perché... Luciano, ti dico questo, tanto per... perché questa qui l'ho scoperta appunto parlando con questi professori che vogliono fare effettivamente quello che stai dicendo tu. Hanno proposto lo sport virtuale a scuola, ti rendi conto dove si sta andando o forse non si è capito bene? E loro si sono inalberati e cercano appunto persone che comunque hanno anche la capacità di poter divulgare questa cosa. Per quello che ti dico, parliamone, creiamo dei dibattiti, ma non fra di noi, cioè dobbiamo andare a intaccare, perché la scuola non è la scuola così, non è la scuola così, bisogna andare dal provveditorato, i vari provveditorati, agli studi, perché ci sono, c'è una grande organizzazione, c'è anche fermento, perché professori di educazione fisica che si sentono tarpati anche nelle ore scolastiche, ce ne sono e sono tutti arrabbiati, perché chiaramente difendono questa cosa. Bisogna parlarne, arrivare a fare una programmazione, come dicevi te, cioè bisogna arrivare che lo sport non sia una materia di ricreazione, ma una materia di formazione, perché la formazione, come hai detto giustamente, tu hai detto una parola, Luciano, veramente bella. Questi ragazzi
siccome c'è un problema, scusate, apro una parentesi, non c'è più il servizio militare. Lo sport sarebbe basilare, importante per dare anche delle regole, perché sai benissimo, Luciano, che fare lo sport ci vogliono anche delle regole ben precise, se no altrimenti non lo puoi fare. L'orario, il rispetto, l'educazione, tante cose che abbiamo perso, perché non c'è più l'educazione civica, non c'è più il servizio militare, siccome ora è il problema anche del servizio militare è anche allargato alle donne, quindi il problema è questo qui. Quindi noi dobbiamo parlarne. Se io ti dico che avevano proposto e hanno proposto, ma si sono rifiutati, lo sport virtuale, cioè siamo arrivati... Però io allora, Riccardo, ti chiedo, perché si arriva a proporre lo sport virtuale? Ci sarà un motivo? C'è un motivo, perché ci sono degli incompetenti e degli incapaci, perché è molto più facile fare una roba di questo genere. È impegnativo, sai, organizzare delle ore di didattica, come diceva prima Alfonso, insegnare ora lui specificatamente la bicicletta, ma deve essere globalizzato a tutto lo sport. I giochi della gioventù che io ho frequentato, l'ho fatto, io sono andato a Roma per i 1000, perché io correvo a piedi, non correvo ancora in bicicletta, sono arrivato al ciclismo più tardi, erano le Olimpiadi scolastiche. Sì, era una cosa, una meraviglia. Però a me hanno abituato, forse per forma mentis, che quando succedono cose del genere è impossibile che la responsabilità sia solo dell'incompetenza di chi le propone. L'incompetenza magari di chi le propone ci sarà anche, ma evidentemente trovano terreno fertile nel destinatario del messaggio, che è altrettanto probabilmente poco incline a uscire fuori di casa e perdere del tempo, delle giornate di studio, di lavoro. Jacopo, per fare hai sport. Ragione, hai ragione su questa cosa diamo qui. Perché non diamo le colpe. Siccome il mondo è cambiato, non stiamo parlando dei miei anni 70. Oggi il mondo giustamente è cambiato e siamo dovuti adeguare a questa situazione. Però il mondo può essere anche corretto progetti interessanti, come stiamo dicendo. Assolutamente sì. Noi giustamente parliamo di sport, giustamente abbiamo aperto la tematica sport, però potevamo aprire altre tematiche. Hai fatto bene a dirlo. Quindi la responsabilità non è a volte è anche del mondo che è cambiato, però noi ci dobbiamo adeguare adesso, se vogliamo salvare lo sport, i ragazzi, dare una cultura migliore a questi giovani, quindi si deve parlare. E ci vuole una classe dirigente, certo, con gli attributi, quindi questa è una responsabilità dello sport. Chi è il presidente? Malagò. Quindi lui si deve prendere questa responsabilità, deve andare agli organi competenti e dire: ragazzi, qui bisogna aprire le porte della scuola, che cosa dobbiamo fare? Abbiamo dei progetti, stiamo studiando delle situazioni importanti. Dovrebbe coordinarsi col Ministero della Pubblica Istruzione affinché a livello nazionale diventi un progetto unico, unitario. Allora sì. Perché comunque, perché attecchisca in qualche modo, bisogna che poi gli insegnanti, e ce ne sono tanti insegnanti di educazione fisica che comunque hanno voglia e desiderio di impegnarsi, e lì è la base a cui attingere. Assolutamente. Io volevo un giudizio da parte di Giuseppe, che non ho coinvolto in questo discorso molto molto ampio. Giuseppe, tu hai fatto i giochi della gioventù, innanzitutto questo... Io li ho fatti e mi avevano entusiasmato tantissimo, guarda, è stato una delle cose che mi ha portato a correre in bicicletta, perché mi ricordo nel comune c'era la corsa e c'era sempre, siamo partiti in due, c'era sempre questo mio compagno che mi ha sempre battuto, quel giorno in una curva è caduto e io ho vinto, di lì è cominciata la mia carriera. Ma bisogna sapere che dai classici, scusami Giuseppe, dai classici giochi della gioventù sono nati i fenomeni sportivi della storia del genere. È nata la Gabriella Dorio, è nata la Sara Simeoni, nel ciclismo mi ricordo io c'ho gli ordini di arrivo dei libri che poi ti mandavano a casa i partecipanti dei giochi della gioventù.
Gioventù Nazionale, e andavo a vedere gli ordini, c'era Roberto Visentini, cioè è stata una scuola sportiva importante per molti campioni che poi nel passato sono diventati. Assolutamente. Sì, comunque la parola giusta l'avete detta prima, che è a scuola sono disturbati se c'è uno sportivo. Sì, sì. Purtroppo io ci sono capitato quest'anno, cioè c'è una delle ragazze che prendi di primo anno nelle squadre femminili, sono all'ultimo anno di maturità. Ho dovuto, non vi dico quante lettere ho dovuto fare per poter portare questa ragazza a correre e dargli un po' di spazio per poter allenarsi. Una cosa, provveditorati, al direttore della scuola. Non vi dico quante lettere ho dovuto fare senza ottenere anche pochissimi risultati. Quando invece avere dei crediti, perché fanno di più di un studente normale. Invece sono ostacolati in questa cosa. È lo stato dell'arte. A me interessa, da voi ovviamente, che ne sapete molto molto più di me, e quindi io sono qui ad apprendere da voi, le motivazioni, che non può essere una sola motivazione. Cioè, se voi oggi andate in Slovenia, no? o in Olanda, per prima abbiamo visto il medagliere, magari lo rivediamo, e proponete i giochi della gioventù virtuali, secondo voi vi ridono in faccia? Secondo me sì, ma perché vi ridono in faccia? Perché hanno dei progetti più interessanti, hanno delle strutture, quindi, più interessanti, sì, cioè, e probabilmente ci sarà una classe dirigente più giovane che si è sviluppata, hanno dato spazio a far sì che questa classe dirigente giovane sia entrata nello sport. Io purtroppo ritengo che lo sport, la classe dirigente dello sport italiano è vecchissima, quindi quando ci sono ogni 4 anni queste votazioni, poi alla presidenza di quel comitato, di quella presidenza ci vanno sempre le solite persone, e alla fine obiettivamente è questo che ci meritiamo. Giuseppe? No, io vi dico una cosa, che io qualche volta vado a camminare lungomare a Pescara. Io vi dico che sono molto preoccupato del futuro dello sport, ma non solo del ciclismo. Perché mi piange il cuore quando vedo questi ragazzini, 13, 14, 15 anni, che sarebbe l'età proprio il top che ti devi buttare sullo sport, girare con questi monopattini elettrici. Io penso che fra qualche anno non sapranno neanche più camminare. È una cosa che mi fa male il cuore, ve lo dico sinceramente. Vi sembra una cavolata, ma non è una cavolata. Ricordate, monopattini elettrici, tutte queste cose elettriche, non camminano neanche più, non vanno in bicicletta, non fanno più niente. È molto, molto, molto pericoloso questa cosa. Siamo arrivati al punto dove volevo arrivare, cioè la colpa non può essere solo dell'apparato dirigenziale, che certo avrà le sue responsabilità, che sicuramente avrà le sue colpe, che sicuramente magari è rinnovabile tutto quello che volete, ma la realtà è che quando poi si parte dallo sport e poi si arriva alla scuola, ma poi il nocciolo è casa, non c'è niente da fare, perché lì volevo arrivare. Alla fine ho cercato di tirarmela fuori, ho tirato fuori io. Alfonso, però con te, perché tra un po' ci dobbiamo fermare per l'ultima volta, però a proposito di multidisciplina, visto che, aspettando la pista, che speriamo ci dia qualche soddisfazione in più, neanche la mountain bike ce ne ha date granché, bisogna dire la verità. Con grande dispiacere, effettivamente. Un po' di dispiacere. Guarda, però ci ha restituito un Tom Pidcock che qualche mese fa avevamo visto con una bicicletta distrutta e che invece abbiamo rivisto super vincente a Tokyo. È mancato solo il duello che ci aspettavamo un po' tutti quanti con Van Der Poel. Per quanto riguarda l'Italia, mi dispiace moltissimo, perché Celastino era stato bravo ad avere tre pass, tre atleti, quindi soltanto due nazioni al mondo potevano portarne tre, quindi l'Italia era una di queste due insieme alla Svizzera. Purtroppo qualcosa non ha funzionato, la gara olimpica è una gara un po' estremamente particolare, quindi dovrà lui analizzare bene e capire che cos'è che non è andato. Il percorso
un percorso il più tecnico, credo, della storia della mountain bike olimpica. Di 4 km a 100, estremamente nervoso, con dei drop, curve in contropendenza, strappi brevi e secchi, quindi sicuramente, insomma, ecco, andava tutto un po' adattato e preparato. Ma cosa che i nostri ragazzi in realtà hanno fatto, perché hanno partecipato anche alla preolimpica, tra l'altro Luca Braidot, l'altro nostro ragazzo, arrivò terzo. E quindi c'è il rammarico che in pratica di una giornata no. Eh sì, eravamo contro te. Peraltro Celestino non si è neanche nascosto, ha detto un risultato peggiore non poteva, lo capisco, non poteva esserci, anche tra le donne. Anche la Eva è l'anno scorso seconda al mondiale, quindi cioè poteva aspirare a medaglia o quantomeno tra le prime. Però devo dire anche le francesi che sono rimaste fuori dal podio, sì. Quindi insomma c'è stata questa tripletta svizzera dove credo che un gran merito vada anche al tecnico, tra l'altro italiano, sì. Dove ho letto, è Bolzanino? Esatto, di Bolzano, Helmut Tessler, e loro sono andati a fare la verifica del percorso al mattino dopo la pioggia. Il percorso era nettamente cambiato rispetto, certo, al giorno prima della gara maschile. E quindi credo che anche questo aspetto abbia contribuito a dare un punto in più alla squadra svizzera. Sì, vittoria di Yolanda Neff davanti a Sina Frey e Linda Indegaard. Queste sono le immagini. Poi ovviamente a proposito di movimento, tra un po' vedremo la bici in 200 secondi con Moreno Di Labio, che insomma è uno che con la bicicletta e soprattutto con la mountain bike è praticamente a casa quando è in sella alla sua MTB. Com'è invece lo stato dell'arte per quanto riguarda il fuoristrada, Alfonso? Te lo chiedo perché siccome abbiamo parlato di movimento ciclistico prevalentemente su strada, che poi in realtà non riduce, anzi è solo una piccola parte. Per il fuoristrada, quando si accoppia il discorso sportivo con la scuola, si trova probabilmente su queste discipline maggiore apertura, maggiore interesse da parte dei ragazzi, sì, no? Sì, sì, nettamente sì. Cioè il fuoristrada comunque, ecco, noi come genitori siamo più contenti se i nostri figli vanno e cadono sull'erba che sull'asfalto o magari sotto un mezzo, sotto un'auto, quindi sicuramente ha dei vantaggi da questo punto di vista. I numeri comunque sono in crescendo e per il ciclismo in generale è un punto, il fuoristrada e la mountain bike proprio come bicicletta classica è lì il punto di partenza per far invogliare i ragazzi, perché comunque si divertono, i salti, i drop, è un ciclismo più divertente sicuramente, quindi da lì poi si può passare alla pista, alla strada, a una specializzazione più efficace. Io, Alfonso, ti volevo fare una domanda. Noi in questi giorni appunto ci stiamo anche emozionando a vedere queste manifestazioni olimpiche, le emozioni dei grandi atleti. Tu hai avuto la bravura, la fortuna di vincerle due medaglie d'oro con la Paolo Apezzo. Che tipi di ricordi hai di quelle giornate che secondo me rimangono nella storia dell'atleta ma anche dei tecnici? A me, Luciano, vengono i brividi ogni volta che rivedo le immagini, ma anche quando ci sono stati gli ultimi podi, perché comunque mi immedesimo in loro, nei sacrifici che hanno fatto, certo, nei loro tecnici, nelle loro famiglie. Quindi comunque è un qualcosa che ti rimane dentro a vita. E poi è bellissimo anche vivere nel villaggio olimpico, in pratica a contatto con tutti i campioni del mondo e di tutte le discipline sportive.
Beh, forse Tokyo 2020 un po' di meno. Questo Villaggio magari Olimpico. Una bolla un pochino più ristretta, però sicuramente dal punto di vista umano è molto molto bello. Assolutamente. Oh, noi ci fermiamo per l'ultima volta, poi torniamo con l'ultima parte che sarà però più breve, perché questa sera il discorso ovviamente scuola, sport ci ha portato via tanto tempo. Ci vediamo la bici in 200 secondi di Moreno Di Labbio e poi rientriamo con le conclusioni finali, a tra poco. Cari amici di Velò, volevo raccontarvi dell'esperienza appena conclusa qui a Roccaraso, ossia lo svolgimento delle lezioni pratiche del corso di guide cicloturistiche sportive della Federazione Ciclistica Italiana. Infatti, durante queste esercitazioni, le aspiranti guide hanno potuto, come dire, trasformare quelle che erano le conoscenze acquisite durante le lezioni teoriche in competenze pratiche. Infatti è molto importante che queste guide siano in grado di coprire aspetti che vanno dall'orientering al tour leading, alla conduzione quindi in sicurezza e sapere intervenire anche in situazioni di emergenza come può accadere durante lo svolgimento di un tour. Bisogna saper dare le giuste indicazioni come andare su strada, come andare in fuoristrada, quindi un ampio ventaglio di conoscenze e competenze che un tour leader deve avere. È importante essere qualificati non tanto dal punto di vista normativo, ma dal punto di vista della professionalità. Infatti queste figure devono assumere un ruolo importante nei confronti degli utenti e quindi devono avere una formazione più profonda possibile. I riscontri che abbiamo avuto con i nostri 30 allievi sono stati molto positivi, il che significa che il livello è cresciuto molto e comunque ci siamo stupiti nel vedere che persone che sono molto brave nell'andare in bicicletta si trovano a volte in difficoltà nel condurre gruppi di persone che possono essere neofiti e quindi è importante avere le competenze giuste. Anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manopello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Ultimi 10 minuti di velo numero 22 per questa sera. Non è che ci siamo dimenticati delle crono, che poi il discorso ci ha preso la mano e l'abbiamo tirata un po' per le lunghe, ma era anche giusto farlo. Luciano, vengo da te perché tu sai perfettamente, eccolo qua il protagonista della giornata, tu sai perfettamente che i miei pronostici sono il bacio della morte, come da tradizione. Cioè, appena io dico, Roglic, settimana scorsa ho detto, Vingegaard, tutto sommato, potrebbe anche essere quello che gli soffia il posto, e Roglic fa un cronometro all'Olimpiade spaziale. Che non fosse il percorso di Ganna, probabilmente lo sapevamo in partenza. Chi ci ha stupito tantissimo, non perché non sia un cronoman, è questo uomo qui, ma perché veniva da mesi in cui non aveva corso, era rientrato da pochissimo, e ti faccio vedere, ecco qua il nostro Filippo Ganna che ha chiuso al quinto posto, ti faccio vedere una bellissima foto dei primi tre del podio, ecco qua le tre posizioni, al centro c'è Roglic, a sinistra ovviamente con la maglia dell'Olanda c'è Tom Dumoulin, a destra c'è Rohan Dennis, è il riscatto di questo grandissimo campione sloveno. E tutto sommato vuoi riprendere il trono del paese balcanico. Ma diciamo che è stata effettivamente una grande ma bellissima sorpresa, perché questo è stato un corridore in questa stagione molto molto sfortunata, appunto Roglic, e in questa prova si è veramente saltato, è riuscito ad andare ad oltre 3,48 di media, sì, su un percorso di 44 km con 800 metri di dislivello, quindi forse era anche una cronometro atipica per
in generale per il mondo dei cronoman. Però che cosa si è visto? Si è visto anche in questa prova un podio veramente eclatante, con la vittoria di Roglic, il secondo posto di Dumoulin, che non ce l'aspettavamo perché, come hai sottolineato tu, veniva da un periodo di riposo, quindi è stata una bellissima sorpresa anche questa. E poi da Dennis che aveva vinto anche due campionati del mondo a cronometro, quindi la prestazione su Dennis non è stata assolutamente una sorpresa. Luciano, scusa, qualcuno ha detto che Roglic si sia risparmiato nella gara su strada. Tu che ne pensi? Ma effettivamente nella prova su strada ci si aspettava qualcosa in più da questo grande talento, però effettivamente o non ha trovato la giornata migliore, oppure effettivamente si sarà risparmiato anche per la prova a cronometro. Ritengo che possa essere anche giusto il discorso che si sia risparmiato, quindi poi nel giorno della cronometro è riuscito a tirar fuori veramente una prestazione al di sopra di tutti, perché poi dal secondo posto al quinto di Ganna effettivamente i secondi sono 4 secondi di differenza, però anche la prova di Filippo Ganna secondo me non è stata una prova banale su questo percorso, che effettivamente non si addiceva proprio alle caratteristiche tecniche del campione italiano. Però una prova a cronometro che soprattutto ci ha dato un significato importante, che le cronometro, i grossi campioni del ciclismo si sono specializzati molto nelle prove a cronometro, un po' perché hanno grossi interessi anche per le difese dei grandi giri, perché oggi vincere un grande giro devi andare a cronometro, però è una specialità che negli ultimi anni ha suscitato molto interesse e quindi si sono affacciati nel mondo del cronoman parecchi campioni che non ce l'aspettavamo e danno delle prestazioni veramente mondiali. Oh Riccardo, io adesso pronostici non ne faccio più, giuro. Però prova a cronometro, peraltro che c'è? Remco Evenepoel e Tom Dumoulin avevi giocato. Avevi giocato Remco alla prova su strada, giusto? E Dumoulin No. La mia grande delusione è stata proprio il belga. E Dumoulin, giusto perché tu hai detto che non ci credevi, io ci credevo e l'avevo giocato, era 17, l'avevo giocato vincente. Remco Evenepoel secondo me ha deluso. E Roglic, per rispondere ad Alfonso, lui ha fatto la corsa su strada in previsione della cronometro, non ha mosso un dito, come non aveva mosso un dito nemmeno Evenepoel, cioè lui ha corso la prova su strada in funzione della cronometro e al di là di tutto ha fatto una prestazione super eccezionale. Su Dumoulin ci credevo perché comunque i due nascono rivali, se vi ricordate, perché la prima volta che Roglic ha battuto Dumoulin era un emerito sconosciuto, poi è diventato quello che è diventato. E su Filippo direi che ha fatto una prova stratosferica, perché se consideri che a 2 secondi dal podio e su un percorso che non era sicuramente il suo amato, e per conto mio aveva anche i 2 secondi si perdono anche su delle curve che non rischi. Secondo me Ganna aveva mezza testa rivolta alla pista e al quartetto, che è l'obiettivo primario di Filippo e della nazionale su pista. Cioè, te lo dico questo perché insomma, vabbè, io avevo un po' parlato, avevo un po' non con lui, ma insomma
ero informato, c'era molta perplessità e paura sulla un'eventuale pioggia sul percorso, che avrebbe condizionato molto la prova di Filippo, perché appunto la paura di andare in terra era notevole, perché erano strade molto viscide, ma avevano detto che con la pioggia, perché avevano provato il percorso e con la pioggia non si stava in piedi. Quindi credo che lui, tutto sommato, quei 2 secondi che gli mancano per andare sul podio possono anche essere state 2 curve o 3 curve o qualcosa, insomma, che non ha principalmente rischiato. Questo può essere, no? Certo. È una mia valutazione, perché se vai a guardare la prova, 2 secondi sono 2 secondi, ragazzi, cioè lui è andato forte, non è andato piano, e la prova a cronometro di quest'anno è stata di altissimo livello. Quello che ha fatto poi Roglic è stato superlativo, ma però, ragazzi, anche su questo podio qua, che cosa gli vuoi dire? Niente. Addirittura Kung, ma mi ha impressionato Kung, mi ha deluso un po' Remco, che era andato là prima di tutti, aveva preparato questa prova sicuramente nei minimi particolari, e secondo me non è andato, perché ha fatto un bel finale, però secondo me ha ragionato troppo su come tattica, mentre non ha ragionato assolutamente quel podio lì. Rohan Dennis io avevo padellato, perché mi sembrava che avesse un rapporto, cioè mi aveva un po' ingannato visivamente, non mi sembrava che andasse così forte, invece è andato forte, il cronometro lo ha premiato. E poi io non sono andato a fondo, non sono riuscito a vedere, ma secondo me, non so se voi avete avuto l'occasione, Remco Evenepoel secondo me ha sbagliato rapporti, perché aveva una monocorona davanti e andava via con un rapporto che, mentre Ganna aveva 58-42 e molti hanno usato il 42 sulla salita, probabilmente la scelta del materiale, la scelta più che altro dei rapporti, forse non l'ha premiato, e in ogni caso è andato piano. Per le 52 sue... mi pare di aver letto. Come? Mi pare di aver letto che avesse il 52. Appunto, no, il 52 lui lo porta normalmente nelle corse in linea. Non so se avesse il 52 anche al cronometro, però secondo me su una cronometro così era penalizzato. Non mi è sembrato una scelta azzeccata, mentre è andato forte un altro che è andato fortissimo, è stato Rigoberto, che non mi aspettavo, soprattutto dopo la prova in linea che aveva disputato alla grande. Però tutto sommato credo che sia stato un bello spettacolo, almeno io mi sono divertito a commentarlo. Perfetto, noi siamo in chiusura, allora innanzitutto diamo l'appuntamento il 31 luglio, dopodomani, per i giovanissimi a Spoltore, trofeo città di Spoltore, dopodomani, 31 luglio. Vi do a te, Luciano, e a Riccardo, visto che siamo in chiusura, devo chiudere assolutamente i compiti per la settimana. La settimana prossima vorrò sapere da voi, se Cassani va via, chi vedreste sulla, tra virgolette, panchina o ammiraglia azzurra. Grazie Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Studierò tutta questa settimana. Bravo, studio tutta la settimana. Grazie ad Alfonso Morelli, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie Giuseppe Lanzoni, ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Giusta la medaglia d'argento quando la rivedi. Ciao Riccardo, compiti anche per te. Buona settimana. Io te lo dico subito, Lanzoni. Vai. Lanzoni. Ok, grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Karim Finotti e Claudio Di Giacomo in regia, ci vediamo giovedì prossimo sempre su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.